Salve a tutti, sono Gamer e benvenuti in questo nuovo video. Allora, quest'oggi ci andiamo a testare un giochino per cellulari, ma lo giocherò tranquillamente sul mio computer. Come lo faccio? Ma grazie a BlueStack, l'emulatore gratuito che potete scaricare dal link in descrizione, che vi permetterà di giocare comodamente sul vostro computer con mouse e tastiera a tutti i giochi che normalmente avreste disponibili solo sul cellulare. E se siete come me che avete un cellulare poco potente, beh, BlueStack fa il caso vostro. Essendo gratuito, vi permetterà quindi di giocare utilizzando la potenza del vostro computer, soprattutto per quei giochi che hanno una grafica 3D molto pesante e che normalmente lagherebbero sul cellulare. Non dovrete quindi neanche preoccuparvi della batteria, il cellulare non si surriscalderà perché il grosso del lavoro lo farà il vostro computer. Scaricare un gioco è di una facilità incredibile, basterà cliccare qua sotto sul centro applicazioni e comparirà praticamente la lista dei giochi più famosi disponibili normalmente su cellulari. Per inciso, sono disponibili quasi 1 milione di giochi, o forse addirittura di più. Guardate, volete scaricarvi BlueStack? Semplicemente basterà cliccare sull'icona, si aprirà ovviamente la classica scheda tecnica del gioco. Se cliccate sul pulsante installa, nel giro di pochissimi secondi il vostro gioco verrà installato sul vostro computer, più precisamente all'interno dell'emulatore BlueStack. È anche completamente sicuro, non ci sono problemi di virus o altro, ma soprattutto utilizzerà lo spazio sull'hard disk del vostro computer e non sulla memoria interna del vostro cellulare, che vuol dire che potrete installare una quantità incredibile di giochi. Ed ecco qua che praticamente in 30 secondi è comparsa l'icona nella home principale di BlueStack. Qui troverete praticamente tutti i giochi che avrete installato, una comodità davvero incredibile. Ma se il gioco non fosse presente ovviamente nella schermata principale del centro applicazioni, lo potete cercare comodamente dalla barra qua sotto. E possiamo ad esempio andare a inserire il nome del gioco che ci testeremo quest'oggi, che si chiama per l'appunto Rider Origins. Eccolo qua. Ovviamente anche in questo caso è un gioco gratuito, come ormai il 90% dei giochi presenti sullo store Apple e Android, ed è il primo MMORPG che potete giocare su schermo verticale. Questo perché? Perché il gioco si vanta di richiedere una sola mano per poter essere utilizzato. È un gioco che praticamente fa tutto da solo. No ragazzi, non sto scherzando, al giorno d'oggi, voglio dire, la gente è impegnata, anche il giocatore moderno non c'ha tempo da passare ore e ore a fare grinding dei suoi personaggi sui giochi RPG e MMORPG, e quindi il gioco fa tutto il lavoro al posto vostro. Vi richiederà praticamente pochi click mentre siete comodamente sul water, mentre state fingendo di studiare o di seguire la lezione a scuola, potete tranquillamente seguire con l'utilizzo di pochi neuroni il vostro gioco. È una cosa incredibile, lo devo andare a testare. Perfetto, ed eccoci nella schermata principale di Rider Origins. Ho creato ovviamente un account completamente legit, arduro98@rocco.it. Se scrivete a questa email contatterete direttamente il DeLong Gamer, ma ve lo giuro proprio tanto. A guardarla così sembra tipo il gioco in 3D di Sanpei. Scusate, mi avevano detto che era un MMORPG, ma vabbè, lanciamo velocemente il gioco. E all'improvviso mi è comparso un maschione tutto pieno zeppo di armature. Da dove, signore? Stava facendo il bagno con l'armatura, ma ci viene la ruggine, porca di quelli per porca. Allora, possiamo scegliere due classi, se lo spadaccino oppure il mago. A sua volta lo spadaccino ha due modelli, quello di base oppure il cavaliere, quello un pochettino più figo. Non vedete che c'ha il cappello più curato, l'armatura più luccicosa? Questo è il modello straccione e questo è il modello raccomandato perché c'ho il papà coi soldi. Se invece ci proviamo il mago, buongiorno, che succede? Ah, invece è una maga, giustamente, da una parte gli uomini e dall'altra le donne. Signora, che succede? Anche lei era a fare il bagno tutta vestita in acqua. Ma cosa fate tutti su queste roccine tutto il giorno? Non ci avete di meglio da fare? E anche qui abbiamo il modello maga che ha i genitori poveri, e da questa parte, oh, questa è la maga più figa che ha i genitori ricchi, che gli hanno fatto fare anche il ritocchino. Come potete vedere, anche questa c'ha le zine piccole, questa c'ha le zine molto più evidenti e molto più grandi. Signora, se mi pesca due salmoni nel frattempo. Ma vabbè, allora, vediamo di... Sì, ma stai buono, ciccio, 10 secondi. Abbiamo capito, sei bravo con la spada. Allora, gli dobbiamo dare un nome, ovviamente, un po' come il mio account. Lo chiamerò Arduro, perché il vero nome di DeLong Gamer lo sanno tutti. E Arduro, i miei genitori mi odiavano dalla nascita. Ok, iniziamo il gioco che va di fretta. No, non posso metterlo perché c'ha la parola duro e quindi non è considerata family friendly. Lo posso fare tutto in maiuscolo e al posto della O metto lo zero, così ti frego perché sono un bambino furbo? No, ma come? Ok, mi hai costretto a passare a nomi decisamente molto meno family friendly. Dannazione, gioco, come fai a sapere le mie intenzioni? Ma possibile che anche nel nome dei personaggi c'è il family friendly? Gioco, mi hai costretto a farmi chiamare Franco. Ecco, io e te siamo partiti col piede sbagliato. Ma porca di quelli per porca. Schermata di caricamento, ovviamente con le topine sullo sfondo, perché la maggior parte dei giocatori è maschia, e quindi di primo mattino voglio vedere un po' di zinnette, se no
Non ne abbiamo iniziato bene la giornata. Perfetto, ecco che il gioco ci ha buttato direttamente in partita. Non c'è trama, fottesega. The Long Gamer, dobbiamo macinare livelli come non ci fossero mani. Per adesso il nostro personaggio è semplicemente al livello 1. E Arduro è partito. Non ho fatto niente, Arduro è già partito. È già che legna agenti. Così senza un minimo di rispetto. Ah, questi giochi che fanno tutti in automatico. Ho già completato la prima quest, uccidere 8 piccoli diavoli. Mi ha dato delle armi, dei biglietti, dell'esperienza. Ok, quest completata, a posto. Mi ha dato anche dell'equipaggiamento blu che posso già equipaggiare. Oh, questo gioco non perde tempo, Anche il gioco pista via come non ci fosse un domani. Perfetto, abbiamo equipaggiato la spada, che vuol dire che il nostro personaggio è più potente. Ah, clicco qua sotto, mi completa la quest e passa direttamente alla prossima. Uccidi 8 Dream Hunt. Lui sta già uccidendo. Così, seconda quest completata, siamo già a livello 2. Oh, ma cos'è? Ma proprio così veloce? No, sono già a livello 3. E pian pianino sta aumentando la potenza, quindi maggiore potenza e maggiore sarà ovviamente la quantità di danni che farò. Ora il gioco mi chiede di migliorare un'arma. Sì, ma 10 secondi non mi dai neanche tempo di respirare. Ok, allora possiamo migliorare un'arma se ne troviamo altre uguali sul campo di battaglia e utilizziamo parte dei nostri soldi. Anche il miglioramento è automatico, così non devo cliccare migliora tante volte, davvero? Per davvero, guarda, è automaticamente andata a livello 6 e ho completato anche il prossimo obiettivo, che vuol dire che passiamo già direttamente al prossimo. Devo uccidere un boss. Come un boss, ripartita da un minuto e mezzo. Gioco, fammi respirare. Ah sì, è arrivato il boss così direttamente. Buongiorno, salve, sono il boss. Ho 50 barre di vita, no, 4 barre di vita, no, sono morto. No, davvero, questo gioco soffre di completamento delle quest precoci. Mi ha dato anche un elmo, perfetto, ok. E il gioco dice, ok, andiamo avanti, non c'è tempo da perdere. The Long Gamer veloce, questo video deve durare 3 minuti per anche gli iscritti. Non c'è tempo di vedere video, di fare i video veloci, porco cane. 10 secondi, ora devo uccidere 8 Last Evil. Ok, li ho già completati, fottesega, passiamo alla prossima quest. Ora devo equipaggiare l'elmo, l'ho già fatto, ora lo devo migliorare. Gioco un attimo, mi stai mettendo ansia, ok. Automigliorami l'elmo, perché tanto ho trovato code, mi hanno droppato i nemici. Io neanche lo sapevo. Mi fai vedere una schermata del personaggio, 10 secondi di pace. Intanto sentite che dietro Franco sta continuamente legnando. Lui ad a trovare la donna per fare altri figli. Se non sapete a cosa mi sto riferendo, non avete seguito tutte le altre serie sul canale. Oh, e ora ci possiamo divertire a vedere i numeretti, quanto attacco fa, se può penetrare l'armatura del nemico, quanta vita. Parametri ovviamente aumenteranno mano a mano che il nostro buon Franco level up. Potete vedere che la barretta dell'esperienza sta andando su, quindi level upperà in men che non si dica. Qui possiamo vedere le sue skill che sta utilizzando in maniera completamente automatica. Vedete che sono qua sotto. In teoria, se io clicco stop grinding, lui adesso aspetterà che sia io, ovviamente, a fare tutti gli attacchi. Ma vabbè, Franco, sono un giocatore che va di fretta. A posto, ho anche completato la prossima quest. Tu vai avanti. Se ho capito bene, comunque lo posso controllare anche io. Potete vedere, se clicchiamo a schermo, gli posso dire dove deve andare. Allora, da qua sopra possiamo accedere anche alla mappina, che ci dice praticamente dove si trovano i vari nemici. Così possiamo decidere chi andare a combattere. Ma porchi quelli, porca, Franco, non voglio decidere. Vai automaticamente tu, porco cane. È il bello che addirittura qua sotto c'è l'indicatore di quanta esperienza fate ogni minuto. Ecco qua, ovviamente più danni farete e più esperienza potrete macinare. Più sarà anche la difficoltà del nemico e più esperienza faremo e più velocemente level upperemo. In me che si dica, sono già a livello 10 e devo fare una challenge. Come una challenge adesso? È arrivato un altro boss. Buongiorno, salve, sono il nuovo boss. C'ho 70 barrette della vita, ma in me che non si dica, sono morto anch'io. Arrivederci, è stato piacere conoscerla. Ok, perfetto, arrivederci, prossimo boss. Avanti, mi ha droppato altri oggetti. Fammi vedere cosa mi hai droppato. 10 secondi, a livello 15 sblocchiamo anche gli animali. Maletti, ma mi prendi in giro? A livello 31 avremo i cavalli, le ali, gli spiriti, i boss del mondo. Cos'è tutta sta roba? Ma a quanti livelli può arrivare sto cavolo di gioco? E pare, e vabbè, oltre il livello 320, ma mi prendi in giro? Questa ovviamente è la parte di single player, ma sto gioco si può giocare anche in coop e via dicendo. Ora devo affrontare un boss. Beh, ma c'è la lista anche dei boss di livello 15, livello 30, livello 50. Ok, velocemente boss di livello 15, non so nemmeno io. Sfidone veloce veloce. Ok, mi ha teletrasportato. E Franco deve sfidare un boss con 99 barre della vita. Ah no, sono già scese, siamo 89, 84, 80, 72. Porca di quelli proprio qua, vai Franco. Cioè, il boss praticamente non ci sta toccando, ma sono tipo overpower, ma è una cosa incredibile. Il bello è che il gioco ti dà 60 minuti per far fuori il boss, ma il boss è già morto e Franco si è già preso anche il loot. Ma i giocatori di oggi corrono così tanto veloci, ok? Aprimi la chest, ma molto velocemente. Oh, mi ha equipaggiato anche il pet e mi ha trovato un'arma viola. Così che vuol dire che è rara, più rara, perfetto. Ok, equipaggiato anche l'arma, la dobbiamo anche migliorare. 10 secondi, non riesco anche a fare commentary, gioco. Ok, abbiamo anche levelappato l'arma. Aspetta, volevo anche vedere effettivamente il nostro equipaggiamento. Beh, per adesso abbiamo semplicemente l'elmo e l'arma. Ma mano a mano che andremo avanti troveremo ovviamente anche
un'armatura migliore, dei gambali, le scarpine, la protezione anche per le mani, collane e orecchini. Vabbè, mi posso fare anche i piercing all'ombelico. Una cosa incredibile. Come potete vedere, qua ci sono tutti gli oggetti che abbiamo trovato. Che succede? Devo migliorare un'arma. L'ho già fatto. Franco veloce, abbiamo ucciso 8 mocker. Bravo, nel frattempo tu vai avanti e io do un'occhiata a cos'altro abbiamo qui. Abbiamo lo store. Beh sì, perché questi giochi vanno avanti a gemmine, ovviamente, che potete comprare con il denaro vero. Franco ha completato una quest nel frattempo. Il gioco però mi dà anche dei diamanti di serie B che posso spendere per comprare cosa? Ah, dei miglioramenti per la mia monta, dei miglioramenti anche per il mio pet. Quindi clicco qua e li acquisto, in teoria sì, e mi ha tolto 10 gemmine. Senti, mi è salita la spesuccia e ho comprato anche i miglioramenti per la monta. Ancora non c'ho la monta, ma mi sono preso effettivamente avanti. Perfetto, neanche a farlo apposta il gioco mi chiede di migliorare il nostro animaletto da compagnia con gli oggetti che ho comprato prima con le gemmine. Perfetto, quindi aumenterà la sua potenza e ovviamente le sue caratteristiche d'attacco, vi dicendo, quindi lo potremo usare in battaglia. Ah, eccolo qua, lo vedo, piccolo, adorabile, ma ti legna come non ci fosse un domani. Perfetto, obiettivo completato, abbiamo un nuovo boss da affrontare. Franco veloce, che è arrivato il boss, lo dobbiamo affrontare. Non c'ho tempo da perdere, io c'ho video da registrare, Franco. Ok, ci hanno legato un attimino. Come potete vedere, Franco ha recuperato la barra della vita, ha fatto fuori il boss che è morto malissimo. Olè, sfida completata. Ho trovato l'armatura, quindi va da sé che adesso mi chiederà entro 10 secondi di migliorare l'armatura, ma io vado già avanti e vedo di spararci sopra quegli 11 livelli. Olè, completato la quest. Perfetto, bravo Franco. Guarda che adesso mi chiede di migliorare l'armatura. Ah, l'avevo già fatto. Ti ho fregato, Franco. Veloce, dobbiamo uccidere i gargoyle quando hai finito qua con i signori. Vi ho detto, lui va direttamente ad affrontare i mob che dovete sconfiggere per completare la quest. Franco è un ometto, mica scemo, ok? Mi ha trovato anche dei bracciali. Aspetta, lo prevedo già e vado anche a migliorare. 10-11 livelli sui bracciali. Ma dai, sono a livello 23 in 5 minuti di gioco. Guardate, completo quest come ci faccio domani. Franco c'è il boss. È arrivato il cugino di secondo grado di quelli che abbiamo affrontato prima. Salve, sono il nuovo boss. Buongiorno, piacere fare la conoscenza. E Trax, sono morto. È stata una conoscenza molto veloce. Ragazzi, mandate veramente così di fretta nei giochi voi altri. Una roba incredibile. Sono a 4 livelli da poter bloccare il cavallino goloso. Incredibile. Oh, buongiorno, ho trovato le donnine che ci muoiono male. Perché Franco è misogino, lui le donne le legna. Ottimo, quest completata e mi ha sbloccato anche le boccette per potenziare il nostro pet. Neanche a farla apposta, devo potenziare il pet. Ciao piccolo animaletto docile mestruato, cucati almeno altri 26 livelli. Perfetto, presumo che il livello del nostro pet sia determinato dal livello di base del nostro personaggio. Veloci ragazzi, che voglio il cavallino goloso qua. Perfetto, quest completata. Franco, nuovo boss livello 30, quello che abbiamo un'ora per far fuori, lo possiamo affrontare rapidamente. Ecco qua che ci ha teletrasportato. Salve, buongiorno, sono il boss figo più figo. Abbiamo un'ora per combattere, ma ci morirò praticamente nel giro di prossimi 30 secondi. E abbiamo già cavato metà delle barrette. Vabbè, scusate, ma se è il mio stesso livello non dovrebbe essere più difficile da affrontare. Scusate, ma mi completo il gioco in 5 minuti di sto passo. Olè, altra chest con all'interno. Non so cosa, c'era il cavallo dentro e mi ha trovato la spada ancora più figa rispetto a quelle precedenti. Quindi adesso per muovermi c'ho il cavallo goloso, abbiamo già equipaggiato. Ora devo migliorare l'arma, ma per mia fortuna l'ho già trovata. Olè, papan, 15 livelli in maker sink. Ma, cioè, io vengo dei tempi di Final Fantasy 8 che si passava più o meno 6-7 ore a fare grinding dei personaggi nell'isola più vicina all'inferno, l'isola più vicina al paradiso. O anche Final Fantasy 12 che passavi 70.000 ore a tirare su quei cavolo di ragazzini, porco cane. Qui no, siamo a livello 31. Ecco qua, finita la quest, veloce. Passiamo al prossimo, devo migliorare la monta adesso. Ecco qua, il mio cavallino goloso. Non gli diamo le caramelle, ma gli diamo le pozze per tirarlo sui men che non si dica. Porco cane, vi giuro, mi è salita l'ansia. Io credo che i giochi fossero tranquilli. Il gioco, in realtà, ti ho capito bene, fa grinding anche mentre voi non ci state giocando. Infatti, potete dire che al massimo può fare grinding offline per 10 ore. Se no lui, quando siete offline, continua ad andare avanti senza fermarsi mai. E praticamente vi troverete alla fine del gioco. Vi permette anche di vendere direttamente tutte le armi con le scrause e via dicendo. Ma è assurda sta cosa. Ma, non c'è, aspetta, dai, Franco è arrivato il nuovo boss. Vediamo quanto resiste, non è ancora sceso, non ha cominciato ancora ad attaccarci, che già l'abbiamo ucciso. Porco cane, soffro di uccisione di boss precoce. Io ho trovato il pantalone perché fino adesso Franco mi andava in giro in nudo. Olè, perfetto. Se arriviamo a livello 52 mi sblocca le ali. Scusa Franco, nel frattempo porta pazienza che vado direttamente a migliorare il pantalone. Lui lo sa già, Franco lo sa già. Ecco qua, invece che lo si dica, papam, 10 livelli sul pantalone di Armani. Ed in effetti la nostra potenza è partita da quant'era, 3-4 mila all'inizio.
all'inizio. Siamo praticamente a 46.000, abbiamo 30.000 di vita. Siamo a livello 35, ma vi prego di giro. Aspetta, dobbiamo migliorare di nuovo il nostro pet. Cuccati tutte le pozze. Sto drogando praticamente il mio pet, ma è una roba incredibile. Ma è contro le leggi del WWF, santo cielo. Ecco qua, ora deve... Franco, prossimi demoni, ecco qua, buongiorno, salve. Uccisi, perché non si dica. Franco, nuovo boss, buongiorno, salve. Sono il boss della zona, piacere fare qua conoscenza. Ma anche qua ci morirò, tipo dopo 4-5 colpi. Ok, a posto, fatto, mi sono preso le ceste. Le ho anche già aperte e ho trovato nuove cose. Non so cosa ho trovato. Perfetto, challenge completata. Cosa abbiamo trovato? Le scarpine, quelle con la suola ergonomica. Peraltro, ecco qua, le abbiamo migliorate, perfetto. E mi hanno boostato le statistiche come non ci fosse un domani. Guarda che roba, c'ho praticamente 1 milione di monetine. Una roba incredibile, ho trovato anche le gemmine rosse. Aspetta, aspetta che intanto ho completato altre quest. Aspetta, 2 secondi, 2 secondi, gioco, volevo fare anche altre cose. Diamo altre pozze al ciccio qua. Cucati le pozze, dobbiamo per le scatole. Perfetto. Mi si è acceso anche il welfare. Cos'è il welfare? Ah, quando completi obiettivi secondari ti dà cose. In questo caso ti dà 50.000 monetine. Ok, perfetto. Se vado qui cosa faccio? No, Facebook, no, non te lo do il mio Facebook. E dato che hanno aggiornato il gioco, mi danno 100 gemmine, scatole, monete. Vi dicendo, tu prendi tutto, non ci sono problemi. Che usa l'oro? Non posso usare l'oro, sono povero, mi devo arricchire, ecco qua. Cioè, da quello che ho capito, l'obiettivo del gioco è quello di diventare il giocatore con livello più alto. Ma aspetta, ho completato obiettivi ancora. Sono già a livello 44, ho giocato 10 minuti e mezzo. Che ho giocato, ho cliccato ad cacchium. Il gioco ormai... Cioè, è tutto automatizzato a questo livello, ragazzi. Ma stiamo andando fuori di testa, guarda. Ti è arrivato il nuovo boss di zona. Passava di qua per farmi i complimenti. Invece no, io lo legno, perché io legno tutta la gente di questo posto. Non si sa neanche perché lo faccia, ma Franco è incacchiato, perché non ha ancora trovato una donna con cui accoppiarsi. Perfetto, dai, che siamo a 3 livelli dalle ali. Non potevo prendere le Red Bull che mi mette le ali, no, perché sto sprecando tutte le Red Bull. C'era il cavolino per un secondo, dicevo. Sto usando le Red Bull per troccare il mio animaletto e il mio cavallo golosino da monta. Ti stai divertendo con il nostro gioco? Non lo so, Franco di sicuro parecchio. No, non volevo votarlo. Porca di quelli per porca. Torna indietro, tornami. Come si torna al gioco? Tranquilli, nonostante la breve interruzione, Franco era ancora lì che legnava agenti. Come non ci fosse un domani. Devo allenare di nuovo il cavallino goloso. Dai che mi danno le ali, perfetto. Fai le quest, Franco, veloce. Veloce, che questo è un gioco che non perde tempo. Ecco qua, abbiamo troccato il cavallino goloso. Perfetto, quest completata. Siamo a un livello dalle ali, oh. Aspetta che devo affrontare di nuovo un boss livello 50. Ancora, cosa mi dai un'ora? Dammi 60 secondi, che sto tizio è morto dopo 2 starnuti. Ma non vi vergognate a farvi chiamare boss? Porco cane, in Final Fantasy, voglio dire, ci mettevi anche mezz'ora per far fuori un boss, o quelli più difficili, anche 2 ore di tattica e morivi 76 volte. Qui Franco non gli fa niente, guarda, la barretta manco si muove, e non sono neanche a VIP, sono un pirl, porca di quelli per porca. Yay, abbiamo dato le ali, non devi neanche comprare la Red Bull. Intanto ho trovato una spada rara più rara. Aspetta, aspetta, sicuramente mi chiederà ovviamente di potenziarla, equipaggio un'arma arancione. Posso migliorare le ali, mi date la Red Bull? No, ti diamo cose che non hai capito nemmeno tu. Clicca il pulsantino dello gamer. Non devi capire, devi solo cliccare. Oh mio Dio, ok, ok, effettivamente il personaggio c'ha le ali. Cos'è successo? Mi hanno teletrasportato in un deserto. È il prossimo cosa che posso sbloccare a livello 73. È lo Spiritus, ma l'animaccia tua altro che lo Spiritus. E qua sopra mi si è accesa anche l'icona della caccia al tesoro. Che cos'è? Fortuna del server 666, ma devi avere le chiavi. E mi chiavo, non ho le chiavi io, santo cielo. Come sblocco le chiavi? Non mi dire che devo comprare cose. Ah, devi comprare cose dallo store dell'On Gamer. Ma sei un povero straccione, non compro niente. Franco, è arrivato un altro boss. Hai 15 secondi per affrontarlo. Franco, non sappiamo se ce la fai. Ce ne mette praticamente, aspetta, voglio contare 5 secondi per farlo fuori. Porca di quelli per porca, ho trovato l'elmetto. Ok, perfetto. Ora c'ho praticamente il vestito completo. Aspetta che vado a controllare. Però guardate il Franco come mi è diventato fighetto pian pianino. Franco, ma non avevamo scelto il personaggio quello più figo? Oh, il Franco povero, ma porca di quelli per porca. Vabbè, aspetta che ho completato anche obiettivi secondari. E quindi mi danno ancora monetine, mi danno ancora pozze. E se entri tutti i giorni, cosa mi date? Mi danno cose, non lo so nemmeno io. Mi piace che questo gioco ti danno premi come non ci fosse un domani. Questo cos'è? È il cubo di Portal. Cosa diavolo mi fate vincere? Ok, senti, prendi sta cavolo di ricompensa. Voglio dire, quando ti danno le cose gratis non mi sto a lamentare. Perfetto, era anche uno degli obiettivi secondari. Perfetto, Franco, c'è il cavallo. Usa il cavallo, porca di quelli per porca. Ma dov'era? Era a mangiarsi le caramelline, santo cielo. Ma io posso già affrontare il boss più avanti? In effetti sì, posso già affrontare il boss livello 60 ancora prima di raggiungere il livello 60. Vediamo se è una sfida maggiore per il buon Franco. Oddio, neanche tanto, ci mettiamo un po' di più. Ma comunque, visto che tanto abbiamo un'oretta, il boss manco ci tocca. Signore, la prego, sto fe... Guardi,
smetto di combattere, mi legni un pochettino così si sente meglio. Guarda, 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 mi fa 100 di danno, ma non merita neanche di esistere, ma va di via, per favore, è un disonore, santo cielo. Ok, se devo spezzare una lancia a favore del boss, abbiamo impiegato ben 10 secondi in più rispetto a prima a farlo fuori. Olè, perfetto, abbiamo ottenuto altre cose. Cos'è? Oh, ho sbloccato lo spirito, l'animaccia tua, perfetto, equipaggiami anche la nuovissima spada, ma andiamola anche su, guarda, completato quest, potenzia... Vi giuro, questo gioco mi sta facendo vedere le palpitazioni, porco cane. E come potete vedere, sono stato offline 45 minuti e nel frattempo il buon Franco si è fatto 26 livelli per conto proprio. No, davvero, questo peso a culo simulator è qualcosa di incredibile. Buono, dai, spero che avrete capito che questo video è stato affrontato con una vena completamente ironica. Il mondo dei videogiochi è cambiato tantissimo, santo cielo. Ai miei tempi trovavamo sempre il tempo da dedicare ai videogiochi e ci divertivamo un sacco. Ma vabbè, io direi che per questo video è tutto. In descrizione trovate ovviamente i link per scaricare il gioco, per scaricare BlueStack, voglio dire, è tutto gratuito. Se vi piace il genere ne potete approfittare, ma di sicuro l'emulatore vi tornerà utile. Quindi lasciate un bel mi piace se anche voi andate di fretta, candidate a crescere e noi ci vedremo di fretta nel prossimo video. Ciao ciao!